Appoggiami. Oh, ti banno, ti giuro ti banno. Te lo giuro, va ti bene. Banno. Non mi cagare il c***o. Porca troia, non si può giocare sul server con della gente tossica di merda in questo modo. Potresti venire per favore al locale che parliamo tutti? Ok. Ma... no, non te ne vai, si parla appunto. È qui al locale. No, per caso ho detto che poteva scendere da quel veicolo. Scusi, ma no, lei arriva e mi tampona così. Se lei che inchioda. No, non è che inchiodo, io stavo parcheggiando di fronte al mio locale. Siete qua fuori da questo posto? Come? Che siete tutti qua fuori da questo locale? È il locale nostro. Che il locale è stato sequestrato. È stato sequestrato. Ok, allora sì. Mi mostra una patente, per favore. Lei andava troppo veloce con quella macchina. C'erano io? Ah, scusi. Sì, sì. Mostra la patente? Ma io la patente ce l'ho. Lei non ha la patente? Ma... come no? Ma... non lo so. Ce li ha i documenti? Sì. Aiuto. Cosa avete? Sì, un attimo che ti arrivo a scrocchiare schiena. No, questa non è la patente. Ah no? No, questa è la patente. Ma che problema. Allora mi sa che l'ho lasciata a casa. Signore, si allontani. Questo è bit. Si allontani immediatamente. Ok, allora ci dovrà seguire in centrale per maggiori accertamenti. Ma che accertamenti? Sì. Ah, va bene, dai, andiamo. Ma non ero io che stavo a guidare. Sì, era lei, l'ho visto scendere la macchina. Ha visto male, perché durante l'impatto sono volato sull'altro sedile. Ma in realtà non ho rotto niente. Stia fermo qui, stia fermo qui. Mi metti una parola buona con la tua amica. Ma che succede? Mi vuole controllare la patente, solamente che l'ho scordata a casa e mi sta facendo storie. Vabbè, dai, raga, cioè abbiamo appena affrontato l'intera procura per il locale. Un'ora, un'ora. Signorina, si sposti, magari... Ma aia, lei sta fermo. Perché mi hai rifatto le tette? Come c***o ti permetti? Ma scusi, ma perché mi deve arrestare? Cioè, perché mi vorrebbe arrestare? Lei è stato d'arresto. Ma perché è stato di arresto? Ma vengo con lei senza stato di arresto. Non c'è bisogno che mi ammanetti o altro. Ragazzi, sono collaborativo. Ah, vabbè. Troviamo una soluzione. Li faccia la multa, perché veramente abbiamo passato una serata gravissima. Collega, ascolta me. No. Ascolta me, sono andato superiore. Leva le manette, portalo fuori dal veicolo. C'è una buona multa e lo prenderei a fare. Anche doppia. Basta che l'ho lasciata. 5.000 di multa e lo prenderei a fare. Vabbè, abbiamo beccato le cose. Di grazie, buona. Cara. Lasciamo grazie girare la gente senza patente stasera. Bene. No, adesso va a farsela, è quello il punto. Che lo scordiamo fino alla. È qui. Ma fate che la patente ce l'ha, se l'avrà scordata. Ma infatti non so come mai che non ce l'ho con me. Perché state restando Perché non ha patente, ha dimenticato a casa. Però tutto capito, risolto, ma siamo appena arrivati per il locale. Lo sappiamo, cioè, tranquillo. Sì, ma hanno iniziato così. Allora, principalmente il problema era che fossimo qua, il locale era sequestrato. Sì, grazie. Quando abbiamo detto che era di sequestrato, insomma, no, eravate troppo veloci. Un attimo, solo, ragazzi. Signore, sì. Mi segua. Lei adesso va a fare la patente, giusto? Sì. Siamo noi. Sì, assolutamente. Bene. No, adesso non può. Adesso. No, invece va adesso. Arrivano a trovare dalla procura, non possiamo. In carcere. Sì, andiamo a fare. Sequestrate la macchina. Quella tu mettiti dietro. Ma signorina, stia calma con ti scorto a fare la patente. Andiamo. Keep calm, bella, hai capito? Keep calm, tranquilla, tranquilla. Arrestare cosa? Perché non ha la patente. Amica di Angelica, è grazie a lei che non mi sta arrestando. Grazie a lei. Grazie a lei. Quindi forse No, non serve. Non serve. Vogliamo giocare al nostro. No, non serve. Non serve. Ci aiutiamo con la ragazza, pure. La signorina, mettile le manette e la scorti no, con noi. Vengo io con voi, non c'è problema. Vengo io con voi. Vengo io con voi, gentilmente. Ma per quale motivo? Sta venendo la procura ad aprirci le porte del locale. Ma smettetevi, prego. Dobbiamo aprire il locale. Ma state scherzando? Ma le manette per cosa? Qual è il mio reato? Mettila. No, ragazzi, Non ha fatto nessun reato. Ma oltraggio pubblico ufficiale è quando si insulta. E non ha insultato. Ma che sfidato? Ma scusi, ma lei gioca ai Pokémon che la sfida un allenatore qua? Sfidato. Cosa vuol dire sfidato? Ma lei si inventa le cazzate. Ah, sfidato. Signore, si fermi. Ma no, non mi fermo. Ma lei non mi deve cagare il cazzo. Sì, ok, ma me l'hanno messo, umiliazione in pubblico. Non seguimi, no, seguimi. Arrivare. Vai, seguimi. Seguimi. Me l'hanno messo. Le scuse dove sono? Ha rotto il c***o questo. Zitta. Tutto si mette contro, ma che c***o succede? Signora, seguimi. Fermare. Ma perché si deve fermare? Sono senza le manette. Vai, seguimi. C***o è questo. Ma questi tu... Che caga c***o? Questo che state esorando? Lei vuole stare... Ale, Leon, ciao bello. Mi ha rotto il c***o.
Via, 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 vai, 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 subito, a destra. No. Come no? Vai, 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 vai. Pure che vai, ti faccio favore, vai, vai. Merda. Grazie, grazie. Grazie al cazzo. Brava, brava, sì, brava. Sì, tanto ormai non ci seguono più. Non ci sinistra, stanno più no, seguendo. No, no, ci siamo. Te lo dico io che ci vedono sempre. Ma proprio incompetente quello. Aia. Proprio incompetente, rompi cazzo. Deve venire ormai a cagare il cazzo a me. Ora sanno che il locale era nostro. Muoviti. Zampi, è sempre colpa mia perché ti ho preso. Qui sarà pure colpa mia. Mi porti a cambiare? Sì, mi porti a cambiare. La te siesta, non è più solo. Sali, dove vai? Non è Skyrim. Non ci vedo, siccome non ci vedo. Poi non mi parlare, ho fatto solo favore di... È stata una cosa sorellanza, non ti caco. Che mi ha seguito tutto il tempo, perché? Per mettermi le manette, mamma mia che toxic. Mal l'ho smanettata io, perché non gli eravamo messe manette bene. Grazie. Vuoi cambiare quello di andare di nuovo là? Sì, tutto, mi devo andare a cambiare tutto. Muoviti. Vai. Oh, aspetta che mi devo anche andare a cambiare i capelli. Quello sto dicendo io. Così non dovrebbero riconoscermi, giusto? No, non devono. Poi se parli pure in modo diverso. Io inizio a parlare in questo modo, così non me le conoscono. Non vuole le incolare me? Non mi piace tenete. Signore, può venire con me, per favore? Oh, zio, non mi devi cagare il c***o, è molto semplice. Come c***o fai a sapere che sono qui? Spiegamelo. Cosa vuol dire? No, no, come c***o fai a sapere che sono qui? Non mi devi cagare il c***o, non mi devi cagare il c***o. Semplice, non mi devi cagare il cazzo. È molto semplice, come cazzo fai a sapere che sono qua? Non mi devi cagare il cazzo. Sei rimasto a rompermi coglioni tutto il tempo. Adesso, signorino samurai, non mi devi cagare il cazzo, gentilmente. Te l'ho detto 100 volte. Se no ti banno, non mi devi cagare il cazzo. Non mi devi cagare il cazzo. Lo sto ripetendo da mezz'ora. Non hai nessuna giustificazione per venirmi a rompermi il cazzo quando ero là. La tua amica ti ha detto di non cagare il cazzo e non rompermi coglioni. Non mi devi rompere il cazzo. Non mi devi rompere i coglioni. Ma dove mi trovo? Ma dichiaro in arresto. Ma perché l'arresto? Tutto ciò che dirà o farà potrà essere utilizzato contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non se ne può permettere uno, gliela sarà assegnato uno d'ufficio, compreso i suoi diritti, così come le sono state elencate. Perché lo stai arrestando? Fuga dalla polizia. È scappato. E tu come cazzo è che mi hai trovato UAV nemico? La sua amica gli dice non gli rompere il cazzo. Lui tutto il tempo a inseguirmi pur di ammanettarmi per portarmi. Ma suca la mia, zio. Dai, appoggiami. Oh, ti banno, ti giuro ti banno. Te lo giuro, va ti bene. Banno. Non mi cagare il cazzo, ti banno, porca puttana. Ma... Ah, perfetto. Mamma mia, oh. Non si può fare live con della gente rincoglionita così. Che la sua collega gli dice non gli cagare il cazzo. Lascialo stare, non ha fatto nulla di grave. Niente, questo tutto il tempo a cagarmi il cazzo, sapendo che sono in live, sapendo che deve cagarmi il cazzo per farmi tiltare. Porca troia, non si può giocare sul server con della gente tossica di merda in questo modo. Tutto il tempo in giro per pur di arrestarmi, quando il suo superiore gli dice non lo arrestare, non gli rompere il cazzo. Mamma mia. Poi scappi, non ti vedono, non ti trovano. Stranamente ti fa il giro e ti trova. Come cazzo fai a trovarmi che ho fatto il giro della Madonna? Tu stranamente mi riesci a trovare. Non c'era nessuno dietro di noi. Fai il giro della Madonna, della mappa, e poi ti trova. E viene da te? Sei in stato di arresto. Ma tu come cazzo mi hai trovato? Non mi devi rompere i coglioni. Sei uno sfigato, zio. Se ti comporti così, sei uno sfigato. Non mi rompere i coglioni a me quando sto giocando / lavorando. Intralci quello che è il mio lavoro. Oh, voglio vedere che mentre te stai a lavorare ti viene uno che ti rompe il c***o in quel modo. Si appende a qualcosa giusto per cagarti la minchia. È tutta la collaborazione del mondo. Sono stato collaborativo tutto il tempo. Niente, oh, non l'ha capito che non deve rompere il c***o. Niente. Gli ho detto, ok, mi vuoi scortare? Vengo con te a fare sta patente. No, lui per forza di cose doveva esibire il suo c***o di arresto di merda, senza motivo, senza cagate. Quando c'è il superiore che ti dice non rompergli il cazzo, c'è un motivo se te lo stanno dicendo. Però dato che non ci arrivi, poi dicono ah. Cioè, porca miseria, gli streamer quando sono in giro trovano uno che è atterrato, lo rianimano in modo da non fargli aspettare. Che player normale, perciò non parlo di un altro streamer. Io vado in giro, trovo uno che è atterrato, al posto che star lì, aspettare che arriva l'ambulanza, eccetera, lo rianimo io, non c'è problema. In modo da favorire quello che è l'RP, eccetera, eccetera. Questo è da prima che mi sta a cagare il c***o. Porca troia. Oh, amore, è tiltadiesimo. Amore, tutto bene? Sarà uno in meno. Cioè, ti fanno passare la voglia di giocare, cazzo. Mamma mia. C'è polizia perché? Da un botto che non scleravo così.